Allora ragazzi, sto facendo questo video perché ieri sera dopo la partita ho sentito mille polemiche sugli arbitri, ha parlato Agnelli, ha parlato Buffon ragazzi, ha fatto un discorso incredibile, bellissimo, fantastico. Il senso di questo video qual è? Che quando tu hai un errore arbitrale a tuo favore, chiaro, chiaro, ma anche dubbio, sarebbe cosa ben gradita non andare a sbattere con la tua saccenza e la tua arroganza ogni cosa in faccia alle altre persone, perché poi ti ritorna tutto su. Quando la Juve ha vinto quel maledetto 5 ottobre con la Roma, non ho sentito nessun calciatore della Juve andare in diretta e dire: certo, ci sono stati delle cazzate dell'arbitro, un arbitraggio non all'altezza, ci dispiace che ha rovinato la partita con la Juve, era la Roma di Garcia, ci dispiace che ha rovinato la partita con la Juve, invece no, tutti lì pronti a dire: oh no, gli arbitri sono l'alibi dei perdenti, gli aiutini non contano, tutti lì con arroganza ad andare a umiliare le altre persone che si sentivano defraudate. Quando la Lazio ha perso con il Torino quest'anno, c'è stato un errore evidente su quel Jaco Falke che ha tenuto il braccio largo, ma io non mi sono sentito di andare a prendere in giro i laziali perché hanno perso per una cosa che non conta da loro. Ma chi sei tu, un idiota, ad andare a fare una cosa del genere? A prendere in giro una persona perché la sua squadra ha perso per un errore arbitrale? L'arbitro, certo, fa parte del gioco, ma andare a esultare per una cosa del genere e far incazzare ancora di più le altre persone, ma che senso ha questa cosa qui? Che senso ha i giocatori della Juve che quando ricevono un favore arbitrale vanno lì a ricordare che l'arbitro fa parte del gioco, che gli aiutini non contano, non determinano il senso del campionato? Non si può andare a dire: c'è stato un errore dell'arbitro, che colpa ne abbiamo noi? Noi abbiamo giocato al meglio e l'arbitro fa parte del gioco. Questo è un discorso. E quando tu mi fai questo, poi mi vai all'ultima tua partita in Champions League a fare tutta una lamentela sull'arbitro che ha sbagliato quell'episodio. Io ancora non ho capito se era rigore o non rigore perché non l'ho rivisto. Ho sentito molte polemiche a riguardo. Se tu mi fai fare quella polemica dopo che hai avuto una vita in cui hai parlato degli arbitri dicendo che sono imparziali, che non dipende da te, allora io l'accetto perché stai rosicando e ti incazzi ed hai anche ragione. Ma se scrivi Buffon aiutini arbitrali su Google, te ne escono 150 di titoli, ma come fai ad andare lì ad incazzarti? Chiellini? Iupei fa, Iupei Chiellini, tu, quoque tu Chiellini, che sei il primo che tutte le volte che la Juve c'ha un rigore a favore che non c'è, sei il primo a dire che le cose non contano, che gli aiuti arbitrali non contano. L'arbitro conta perché determina tutto. Poi certo, se tu mi dimostri la sua imparzialità, vogliamo presumerla questa imparzialità, presumiamo questa imparzialità, allora io lo accetto perché fa parte del gioco. Un cristiano che sta lì, che arbitra, ce lo devi mettere. Poi far uscire un video in cui Rizzoli è andato in televisione dove è uscito 2 giorni fa, ma la Roma ha fatto il miracolo di passare, quindi non l'ho più fatto uscire, ho fatto uscire altri video. Gli arbitri mi devono dire che cosa pensano. Questo arbitro qui che ha fischiato questo rigore mi deve dire: guarda, io ho visto da dietro le mani addosso quello che cadeva spinto e ho giudicato la spinta di Benatia sufficiente. Allora io lì non mi avveleno, ma se rimaniamo sempre con questo dubbio, ci avveleneremo sempre. Il senso di questo video è: non dovete umiliare le persone con arroganza quando vi dicono una cosa che peraltro è anche oggettiva. Il fallo di Maicon in quello Juve-Roma era avvenuto fuori dall'area e non c'è ne stato uno dei giocatori della Juve che si è degnato di dire: dispiace perché l'arbitro ha fatto un errore e ha rovinato una partita. No, tutti lì pronti con arroganza ad umiliarti, e questa arroganza vi è ritornata su a voi, ci stava ritornando su pure a noi, anche se noi questa arroganza non si sa quando ce l'avremmo avuta col Barcellona, che ha provato a rubare la partita in tutti i modi ma non ci è riuscito. Quindi mi raccomando, compostezza e rispettate le altre persone, ok? Mi raccomando, dagli dei like se non vi è piaciuto il video, perché state a dire che siamo stronzi, che i rigori non c'erano, che la Juve non si lamentano mai. Mettete dislike e iscrivetevi al canale.